che prevede una collaborazione tra le due unità operative e sicuramente per noi quello che conta non è la denominazione dell'unità, ma è la qualità del servizio che forniamo. Adesso quello che stiamo facendo e quello su cui stiamo lavorando è evitare che si facciano le stesse cose su due presidi e stiamo cercando di caratterizzare i singoli presidi. Chiaramente l'attività ostetrica prosegue su entrambi, sia su Teramo che su Sant'Omero, come è sempre stato, e stiamo cercando invece di dare una connotazione ben definita all'attività chirurgica e alle attività ambulatoriali. Il progetto prevede su Sant'Omero l'effettuazione di tutta la chirurgia oncologica di elevata complessità, perché chiaramente il presidio Hub ha delle risorse che sono molto specifiche e che permettono alla paziente oncologica di seguire un percorso dall'inizio, dalla fase diagnostica alla fase chirurgica alla fase terapeutica, tanto che abbiamo istituito il GICO, il gruppo interdisciplinare di cure oncologiche, che prevede la collaborazione di tutti i professionisti, che lavorano alla salute della paziente oncologica. E per quanto riguarda invece il presidio di Sant'Omero, sul presidio di Sant'Omero facciamo la chirurgia a bassa e media complessità e lo stiamo caratterizzando prevalentemente per la chirurgia uroginecologica, che è una chirurgia sempre che richiede maggior interesse da parte del ginecologo. I numeri sono sempre più alti, la richiesta è una richiesta che ci arriva da tutta la regione. E proprio questa chirurgia ricostruttiva è una chirurgia molto attuale e di grosso interesse. Collaboriamo in questo anche con il professor Pietroletti per la parte meramente chirurgica e abbiamo istituito anche un percorso sia ambulatoriale per la presa in carico della paziente che di riabilitazione e rieducazione del pavimento pelvico integrato con altre figure che sono il fisioterapista, il fisiatra, il proctologo e l'ostetrica che è in prima linea in questo tipo di attività.